Ecco, queste sono le lapidi da cancellare. Negli anni memorabili 1859-60, in questa sede degli Estensi stette Luigi Carlo Farini, che era un medico, per suffragio di popoli, governatore dell'Emilia e con senno pari all'ardimento rinnovate le leggi, ordinate le milizie contro i nemici esterni ed interni, Modena, Parma e Romagna a comune difesa. Con la Toscana collegò e dall'Italia ricongiunse sotto lo scettro di Vittorio Emanuele II. A memoria perenne il popolo modenese questa pietra poneva, a 5 giugno 1881. Ecco, questo Luigi Carlo Farini era un servo dei Savoia. Questa è la Modena costruita dagli Estensi, vedete che palazzi, che morì pazzo questo Carlo Farini, depredò praticamente queste zone, derubò questo palazzo, perfino degli abiti della duchessa. Sono cose raccontate da Filippo Curletti, che ne fece ampia descrizione. Filippo Curletti era l'agente segreto di Cavour. Ebbene, non si possono apporre queste lapidi e inneggiare a questi ladri. Oggi siamo in Repubblica, questa roba deve essere cancellata una volta per sempre. Ebbene, qui c'è la statua di Ciro Menotti, è uno che è morto per le sue idee, noi abbiamo rispetto delle idee, però sono morti tanti per le idee degli Estensi, per le idee delle monarchie e ducati precedenti, ma non vi sono statue da nessuna parte d'Italia. Si inneggia a questi furfanti, delinquenti, criminali come Luigi Carlo Farini, come Garibaldi, come tutta la truppaglia che ha invaso le legazioni pontificie, il Regno delle Due Sicilie, il Ducato di Parma, quello di Modena. E ieri durante il convegno si è detto che prima c'erano sei staterelli, ma che si vuol tornare agli staterelli? No, noi vogliamo che questa Repubblica cancelli una volta per sempre le ideologie di un altro staterello che era il Regno di Sardegna e che ha imposto il risorgimento all'Italia intera. Il risorgimento per noi del Sud è un cancro e si deve estirpare, altrimenti il Sud ormai è morto. Lo hanno riempito di immondizie, guardate. Danno la colpa a Bassolini a Napoli o a Cammarata in Sicilia, uno è di sinistra e l'altro è di destra. No, la monnezza è tutta nel potere massonico che governa l'Italia a destra o a sinistra.